Siamo al Teatro San Giuseppe e andiamo a spiare le prove. Questi sono personaggi veri, perché su questi personaggi si basa il fatto che loro sono macchiette. Se fossimo tutti macchiette, sta roba non terrebbe. Ok? Quindi voi state molto diritti, parlate fra di voi dove è necessario e lasciate che loro facciano la loro parte macchiettistica. Siamo venuti a spiarvi proprio nel cuore delle prove. Sì, direi di sì, ma mi fa piacere, venite sempre quando volete, tanto svelare il dietro delle quinte è sempre divertente, anche per noi. Poi sicuramente per chi guarda il dietro delle quinte è sempre affascinante, perché si vedono i segreti del mestiere. Ci sveli qualche segreto di questa nuova rivisitazione? Ma guarda, segreti, sto pensando, è una cosa che possa essere interessante. Forse questo, cioè l'idea che abbiamo di, come dicevo prima loro, non so se avete sentito, di creare questa famiglia sul un po' il modello della famiglia Addams, cioè questi personaggi molto strani, molto particolari, per toglierli un po' dal consueto, lasciando, come dicevo anche ai ragazzi, la parte macchiettistica a Don Cavagna e alla sua Perpetua, che rimangono nel filone del teatro piemontese come è nato. Però portando tutti gli altri interpreti, tutta questa famiglia in un ambito un pochino diverso, in modo che facciano da contraltare a questo. Forse questa è l'unica cosa che in questo momento potevo cercare di fare per non tradire lo spirito della scrittura di questo adattamento che è stato fatto tra l'altro da Giovanni Aglione, che si è preso l'onere di prendere il testo, Finestra sul Po, di Macario e di rivederlo dandogli questo taglio un pochino più attuale. E quindi anche così, per rispetto suo che ha scritto questo testo, cercare di portarlo in scena il meglio possibile. Beh, questo immagino sia il vostro intento sempre. Direi di sì, e il problema è che sovente, può capitare alle volte che l'enfasi del regista sopravanza poi la scrittura dell'autore e questo non dovrebbe mai essere così. Bisognerebbe che il regista, dal mio punto di vista, servisse solo a far diventare belli i personaggi che sono in scena e valido il testo che sta rappresentando. Vi do un appuntamento. Torneremo a trovarvi, a vedere di nuovo, a spiare di nuovo le vostre prove. Allora vi aspettiamo in teatro. A questo punto, senza copioni, con la parte un pochino più dentro gli attori, vediamo cosa succede. E da quando possiamo venire a vedervi? Potete venire dal 28 al 31 dicembre e dal 4 al 6 gennaio. Con questo è tutto, alla prossima!